Buongiorno. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento in diretta di Oggi Insieme. Benvenuti, ben inizio giornata, buon tempo devozione alla presenza del Signore. In questo tempo passeremo insieme dei minuti alla presenza di Dio, invocandolo per la nostra vita, nella ricerca costante della nostra edificazione, che è un atto e un gesto molto personale. Quello che noi facciamo insieme al mattino porta sì, diciamo, la controindicazione che non possiamo guardarci negli occhi, ma porta invece il meraviglioso pregio di essere da soli con il Signore. Noi siamo semplicemente uno strumento che in questo momento raggiungiamo la tua casa, grazie per averci accolto, ma allo stesso tempo ti concediamo da parte del Signore una possibilità, un tempo affinché tu, lì dove ti trovi, magari immerso tra le persone, ti devi isolare, oppure da solo in casa, in questo momento tu possa avere un'intimità particolare, speciale, indispensabile per iniziare questa giornata anche dal punto di vista spirituale. Gloria. Buongiorno anche a te, Mariana. Buongiorno anche a te, Michele. Buongiorno anche da parte mia. Amen. È bello stare insieme alla presenza del Signore, anche se le giornate sono così calde, vero Michele? Vero. Però noi troviamo sempre ristoro alla presenza del Signore, è come un bicchiere d'acqua fresca dato a un assetato dopo ore e ore di sole, esposizione al sole. E quando pensi di non avere acqua ti viene ancora più sete. E se noi pensiamo che abbiamo bevuto poco, la presenza del Signore ci deve venire una sete spirituale particolare, in modo da fare delle scorte, no? Di acqua. Quindi stamattina insieme vogliamo accostarci al Signore, vogliamo ringraziarlo, vogliamo dire: Signore, disseta l'anima nostra, perché abbiamo bisogno di te. Alleluia. Questo cuore arido senza di te non può stare. Abbiamo bisogno continuamente che il Signore annaffi questo cuore. Non basta una sola volta, come nel naturale non basta una sola volta al giorno bere. Dobbiamo più volte dissetare la nostra anima per farla mantenere bella viva, no? Amen. In contatto con il Signore. Amen. Ringraziamo il Signore. Amen. Grazie Padre di questo tempo, grazie per come ci concedi in questo momento di venire alla tua presenza e chiederti, Signore, un intervento preciso, specifico. Grazie per come tu ci hai dato un altro giorno di vita, ci hai consentito probabilmente a molti di noi di ricevere la tua parola durante la notte, di ricevere insieme a te, Signore, una costante presenza, sentire la tua presenza, la tua benedizione. Ma ora la tua presenza, vogliamo ricevere la tua parola, vogliamo meditare intorno al versetto proposto dal calendario e allo stesso tempo poterti portare davanti a te tutti quanti i nostri pesi in un tempo di preghiera. Grazie per quello che farai nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. E oggi il Salmo è di Davide. Quindi vediamo Salmo 139, versetto 7, e dice: dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? È bellissimo questo verso, e se leggiamo anche il titolo di questo salmo, mi invito a leggerlo perché è meraviglioso, parla dell'onniscienza di Dio, un Dio che conosce tutto. Amen. Conosce, dice Davide, tu conosci tutte le mie vie, tu mi scruti in un modo meraviglioso che io non riesco a comprendere. Cioè Davide stesso qui sta dicendo in poche parole: io non mi conosco quanto mi conosci tu. Così. Quindi Dio ci conosce così profondamente. Alleluia. Conosce anche quelle reazioni che non abbiamo mai avuto, conosce anche quei pensieri che non abbiamo ancora fatto. Infatti se leggete il Salmo, Davide dice: tu vedevi questa massa informe e già mi conoscevi. Tu mi conoscevi ancora prima. Alleluia. Che i miei giorni, avevi stabilito quanti giorni dovessi vivere, ma tu già li conoscevi tutti. Alleluia. Senza ancora che ne fosse iniziato uno solo di giorni. Questo salmo è meraviglioso perché se noi lo riusciamo a far diventare realmente nostro, noi viviamo i giorni che Dio ha stabilito per la nostra vita serenamente. Perché? Perché noi non dobbiamo affannarci pensando di allungare anche una sola ora della nostra vita. I nostri giorni sono contati nelle mani del Signore. Quelli sono, dice chiaramente Davide, dice: tu hai contato i miei giorni, già stabilito quanti giorni devo vivere. Quindi quello che a noi interessa è viverli al meglio con il Signore e prolungare questa vita oltre il naturale. Quindi il nostro pensiero deve essere: Signore, tu già hai stabilito giorni su questa terra, non c'è nessuno che mi possa togliere nemmeno un solo giorno di vita, perché tu hai stabilito che io devo vivere questo lasso di tempo. Ora la mia preoccupazione è quella di approfittare di questo tempo terreno che rispetto all'eternità veramente è un mozzicone, assicurarci che in questo tratto di vita terrena naturale noi ci assicuriamo invece l'eternità.
Amen. E vediamo che questo grande Dio che ci conosce è tutto intorno a noi. È bello quando Davide dice: dove me ne andrò, dove fuggirò dalla tua presenza? E mi fa un po' pensare ad Adamo invece, che pensava di nascondersi nel giardino dopo il peccato. Probabilmente Adamo, che è stato il primo uomo che ha parlato con Dio, il primo ad essere il primo creato, il primo ad avere il privilegio di vivere alla presenza di Dio, di parlare con Dio, dopo aver parlato con Dio chissà quanto tempo, la Bibbia non ce lo dice, prima del peccato, poi si riduce a nascondersi come se Dio non fosse più onnisciente. Allora questo peccato ti ha aperto gli occhi o ti ha chiuso gli occhi? Com'è possibile? Mentre Satana gli faceva capire che, anzi, l'ha ingannato facendogli comprendere che se mangiasse il frutto i loro occhi si sarebbero aperti, invece sono diventati ciechi e si è ottenebrata la loro intelligenza. Perché come può un uomo che ha parlato fino a un'ora prima con Dio, sapendo Dio quello che ha fatto, con i suoi occhi ha visto che con un mucchio di polvere ha creato la sua donna e ha fatto tutto il creato, gli animali, tutta quella creazione, quella cosa straordinaria, quella creazione straordinaria, poi si riduce a nascondersi dalla presenza di Dio? Quindi forse c'è qualcuno che ci sta seguendo, perché lo Spirito Santo non a caso apre degli argomenti. Forse ci sta qualcuno che pensa di nascondersi, alleluia, dalla presenza di Dio, e magari fingendo come se nulla fosse, pensando che Dio forse non ci ha fatto caso. Invece Dio conosce ogni angolo più remoto della nostra vita, ogni pensiero più nascosto, ogni desiderio più profondo del nostro cuore. Noi vogliamo proprio chiedere al Signore: Signore, tu che visiti la mia vita, tu che mi conosci bene, perché in realtà mi hai fatto, mi hai creato, tu mi hai creato. Quindi tu sai come ho messo insieme le cellule del mio corpo. Grazie, Signora, tu mi hai fatto in un modo meraviglioso, perfetto, no? Vediamo anche l'esaltazione di Davide, di questo creatore. Dice: tu mi hai fatto in un modo meraviglioso. Quindi anche noi vogliamo dire: Signore, tu mi hai fatto in un modo meraviglioso. Con il mio peccato, alleluia, io sono diventata facilmente vulnerabile al peccato, ecco, quindi ho bisogno che tu mi riempia della tua presenza affinché io non pecchi. Esamina il mio cuore, alleluia, e aiutami a togliere quello che non ti onora. Amen, alleluia. Questa è l'espressione classica di chi probabilmente ha finito le forze per poter andare avanti. Sì. Un uomo, una donna che proprio non ce la fa più, desidera proprio una reset della vita per ricominciare. Infatti è esattamente quello che probabilmente sta evidenziando Davide in questo Salmo, dicendo: ma dove potrei mai andarmene? E quando poi alla presenza del Signore è il posto in cui tu stai provando il disagio, quale potrebbe essere il motivo che sei un figlio di Dio, sei una figlia di Dio, nonostante questo sei arrivata ad un punto di stanchezza, di estrema stanchezza, proprio perché hai smesso di porre la tua fiducia in Dio, il quale è andato oltre la umanità di Davide, e Davide stesso ha avuto per rivelazione la conoscenza di quello che poteva comprendere soltanto osservando le cose con gli occhi dello Spirito. Ieri abbiamo parlato in riferimento a Nicodemo, quando Gesù, in una meravigliosa risposta, capace il Signore Gesù di fare delle domande che mettono in enfasi un insegnamento in una piccola frase. Le cose umane le puoi vedere con gli occhi umani, le cose dello Spirito le vedi con gli occhi dello Spirito. In questo momento vediamo proprio un Davide rivelato nello Spirito, il quale pone al di sopra di ogni cosa, di ogni creato, di ogni opera, di ogni sentimento, al di sopra di ogni cosa pone colui che le ha create, il Creatore, il Signore del cielo e della terra. Mi piace particolarmente un versetto, già l'ho citato qualche settimana fa, mi piace un versetto di questo Salmo, perché in un particolare momento dice proprio, a seguito di questo versetto che abbiamo letto, dice proprio: io me ne vado, dove posso andarmene lontano dal tuo Spirito? Se scendo negli abissi, lo voglio leggere, il versetto 7, questo che abbiamo letto, dice proprio: dove potrei andarmene lontano dal tuo Spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu ci sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là
mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nascondermi nulla e la notte per te è chiara come il giorno e le tenebre e la luce ti sono uguali. Il Signore non ha gli occhi umani e carnali che fino ad un certo punto hanno una visuale, dopo quel punto non vedono più. Assolutamente no, il Signore scruta. Infatti proprio citando un grande atleta qualche settimana fa, il quale ha affermato proprio dicendo, un apneista che andando in apnea sotto acqua, diciamo senza respirare, un grandissimo atleta, affermava in una intervista che mi ha particolarmente toccato, diceva, mentre faccio gli esercizi di rilassamento, che cosa pensi, diceva il giornalista all'atleta, che cosa pensi mentre sei sotto il mare? Mentre sono nelle acque io prego Dio, perché quello è il posto in cui io lo trovo con molta più facilità, proprio a conferma di questo versetto. Se vai in mare, se scendi lì negli abissi, io sono lì con te. Proprio in questo versetto possiamo vedere l'onnipresenza, l'onniscienza, l'onnipotenza del nostro meraviglioso Signore. Questa è una garanzia se noi vogliamo stare con il Signore, ma è anche allo stesso tempo un elemento di disturbo se noi vogliamo scappare dalla presenza del Signore. Qual è la tua condizione? Sei in pace con Dio e non vedi l'ora di tenerlo con te in ogni difficoltà che attraversi? Oppure sei in lite con Dio e non vedi l'ora di allontanarti da Lui in ogni decisione che prendi? Questa è la differenza che stamattina il Signore pone dinanzi. Ci dispiace dire che non puoi allontanarti dalla vista del Signore e dalla sua conoscenza, perché Egli ti ha fatto. Egli nutre per te un amore spasmodico. A volte tu non avverti l'amore, sai perché? Perché Egli ti lascia libero. La sua intenzione è lasciarti libero, libero di percepire il suo amore, perché un amore corrisposto passa attraverso la consapevolezza personale. Se tu non arrivi all'appunto di conoscenza dell'amore di Dio, anche se è molto breve, è molto piccolo l'amore che noi possiamo comprendere con la nostra mente, se non arrivi alla comprensione dell'amore di Dio, non è un amore, non puoi corrispondergli l'amore che realizzi, scopri, percepisci. L'amore percepito è l'amore che Dio sta cercando, ti lascia nella libertà, senza però mai smettere di amarti. Anche se ti allontani, il Signore continua ad amarti. Ieri abbiamo parlato di questo figliuolo che si sperpera tutti quanti i suoi beni e poi il padre lo aspetta, lo attende, e lì potrebbe fare altro. Il padre potrebbe dedicarsi agli altri figli, all'azienda fiorente che gestisce, ai suoi beni, alle sue attività, eppure è lì su quella finestra ad aspettare il figlio che ritorna. Per caso appartieni a quel numero di persone che ha deciso di deporre la sua figliolanza ed andarsene via dal padre? Dove vuoi andare? Le tue risorse termineranno se non sono già finite. Oggi hai il tempo e la possibilità, questo è il tempo, questa è la possibilità che Dio ti sta dando di ritornare a Lui. Egli ti aspetta con le braccia aperte e vuole, perché no, considerare ancora di nuovo con te tutti quanti i progetti che tu hai messo in stand-by, ma Lui non ha smesso di tenere lì alla tua presenza. Lui sta mettendo davanti a te delle promesse, delle benedizioni, che forse tu per un tempo hai dimenticato, hai rifiutato, hai rigettato, ma non Dio. Dio è pronto ad accoglierti e addirittura a riportarti di nuovo nello status di figlio, mettendo al tuo dito un anello e festeggiando per il tuo ritorno. Torna al Signore. Questo è il tempo. È tempo di rifare di nuovo le cose come si deve alla presenza del Signore. Questa Alleluia. È un'opportunità. Alleluia. Sai che pensavo, Michele, quando uno parla di allontanarsi, di andare... Sì. È sempre perché è deluso, ogni volta che arriva una delusione, ogni volta che arriva un colpo basso, diciamo, la prima reazione di tutti, immagino, sia quella di dire vorrei andare via lontano da tutti. È proprio in quelle occasioni, è lì quando restiamo da soli con noi stessi, che abbiamo la possibilità di connetterci proprio con Dio, perché
avendo un'assenza intorno a noi, no? Un silenzio, nessuna distrazione, è il momento giusto dove noi possiamo trovare il Signore. Ecco perché forse questo atleta, mentre si immerge, no? Cerca il Signore con tutto il cuore, perché è l'assenza degli applausi, è l'assenza degli elogi, l'assenza di tutta la gente che sono intorno a lui, di tutti quelli che magari lo possono incoraggiare. E pensavo proprio a questo: Davide quante ne ha passate fin dalla sua fanciullezza? Se pensiamo a Davide, che si suppone sia stato generato da una meretrice, quindi abitava, ecco perché il padre lo teneva in disparte, no? Non lo considerava come gli altri figli. Quando arrivò Samuele a casa di Isai, trovò tutti i figli tranne che Davide. Stava a pascolare come se fosse un servo, no? No, come se fosse un figlio. Se a casa nostra viene un ospite importante, noi prepariamo i nostri figli e ci assicuriamo che sono ben preparati, come sai, si è assicurato che i loro figli facessero una bella figura. Infatti, mano a mano che entravano e sfilavano, diciamo, davanti a Samuele, Samuele rimaneva un attimo a bocca aperta, ma che bella figli, bella presenza, ma che bei figli. Però questo Davide era sempre un po' messo da parte. Però Davide nella sua solitudine, nella sua anche esclusione, no? Quindi chissà quanti si sono sentiti un po' esclusi dalle famiglie, non ci meravigliamo, perché il Signore è bello e meraviglioso Dio, perché non ci nasconde nulla della sua parola, anche questi tratti un po' più particolari familiari, no? Che a volte sono un po' antipatici, un padre che fa differenza tra i figli, una madre che fa differenza tra i figli, però Dio, oltre a essere onnisciente, non ci dimentichiamo che Lui è sovrano, il grande sovrano, quindi ogni cosa è sotto il dominio, sotto il controllo di Dio. E come dicevo, Davide, in questa sua solitudine, messa un po' da parte dal padre, lì ha incontrato il suo Dio, che l'ha preparato per diventare il grande re, il grande Davide. Non ci dimentichiamo che Davide, quando affronta Golia, è la prima volta che lo vediamo in scena, no? È la prima volta che viene narrato di un episodio particolare su Davide, eroico possiamo dire, perché in realtà gli ha salvato tutto un popolo. Eppure Davide dice: colui che mi ha liberato dalla zampa dell'orso e del leone, quindi vuol dire che ci sono state altre battaglie feroci nella storia, nella vita di Davide, ma nessuno le sa, nessuno le può raccontare, perché nessuno ha visto, quindi nessuno ha potuto scrivere quello che è successo. Davide l'ha citato così, ma ora tutto lasciamo all'immaginazione. Immaginate un po' Davide che racconta che lui correva dietro al leone. Solitamente è il leone che corre dietro a un uomo, invece Davide corre dietro a un leone. Quindi questa solitudine, questa amarezza, l'ha portato più vicino al Signore. Allora, caro amico, cara amica, se tu stai passando un periodo di solitudine, dove ti stai chiedendo: Dio, ma perché permetti che mia madre si comporta così? Signore, perché stai permettendo che mio padre si comporta così? Signore, perché stai permettendo che mio marito, che mia moglie si comporta così? Alleluia. Forse Dio lo sta permettendo perché vuole con te un incontro speciale, perché vuole fare di te una persona speciale. Amen. Alleluia. Forse Dio ti sta preparando per una battaglia speciale. E forse Dio ha preparato per te una vittoria speciale. Alleluia. E forse Dio ha preparato per te una testimonianza speciale. Amen. Che sia di impatto verso tante persone. Alleluia. E tante persone racconteranno di questa, alzo, quest'opera straordinaria che Dio ha fatto nella tua vita, che ha impattato nella loro vita. Noi non sappiamo, perché siamo troppo piccoli. Infatti Davide dice: io non posso nemmeno immaginare. Quando dice a un certo punto, il verso 17, dice: oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto è grande il loro insieme. Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. Allora, i pensieri di Dio sono numerosi, sono straordinari, sono perfetti. Allora, noi per vivere una vita rilassata e gioiosa nel Signore, anche quando capitano le cose più inspiegabili, quelle che più ci fanno stare male, dobbiamo, se abbiamo un cuore rivolto verso il Signore, ovviamente c'è sempre un sé. Se abbiamo un cuore rivolto verso il Signore, se abbiamo un cuore che brama fare la sua volontà e conoscerlo di più, allora dobbiamo dire: Signore, io mi fido di te, anche se questo periodo della mia vita mi sta capitando questo, che forse mi sento abbandonato da chi mi dovrebbe amare, da chi mi dovrebbe custodire, da chi mi dovrebbe incoraggiare, da chi dovrebbe stare accanto a me e aiutarmi in questa battaglia. Forse il Signore sta preparando proprio te per un qualcosa di particolare, quindi non lo sciupare e chiedi allo Spirito Santo di farti comprendere, ma soprattutto chiedi al Signore di
di immergerti nella pace, di immergerti nella sua presenza, perché la sua presenza è per te uno scudo tutto intorno. Dici tu sei davanti a me, c'è un verso sempre nello stesso capitolo che parla, tu sei davanti a me, sei dietro a me, ora non lo trovo, ma è molto bello, dici tu sei tutto intorno a me, tu mi sei di fronte, tu mi circondi, eccolo qui, verso 5, tu mi circondi, mi stai di fronte, mi stai alle spalle, mi poni la tua mano, poni la tua mano su di me, cioè Davide ha realizzato quando tutto questo? Solo quando stava scappando via da Saulo? Solo quando si stava scappando via da suo figlio? No, fin dalla sua fanciullezza il Signore già l'aveva preparato, aveva preparato Davide per questa relazione straordinaria. Amen. E noi vediamo un Davide che non si perde mai di coraggio, un Davide che nelle situazioni più difficili, più... diciamo che a noi sinceramente avrebbe un po' fatto saltare dalla sedia, per esempio tornando a casa e vedendo una devastazione, quando Davide tornò a casa sua e trovò tutte le loro tutte le sue mogli, tutti bene, saccheggiati. Davide si fortificò nel Signore, ebbe quella lucidità, quella fermezza, prima di correre dietro ai nemici, di fermarsi e di fortificarsi nel Signore e di chiedere al Signore, se io correrò dietro i miei nemici, li raggiungerò, il Signore dice vai, li raggiungerai e recupererai ogni cosa. Ha avuto la fermezza, la lucidità e la maturità di fermarsi alla presenza del Signore e lasciarsi fortificare da Dio. E allora noi tante volte abbiamo bisogno proprio questo, di dare tempo a Dio di parlare al nostro cuore. Invece succede qualcosa, noi subito buttiamo tutto all'aria e vogliamo subito fare qualcosa senza fermarci un attimo alla presenza di Dio. Fermati un attimo alla presenza di Dio, Signore fammi comprendere cosa sta succedendo, indicami la Signore, via, aiutaci, Signore alleluia. fammi rimanere lucida, aiutami a decidere insieme a te, non voglio fare degli errori per la mia sollecitudine, ma vogliamo decidere insieme al Signore, lasciamoci fortificare da Lui, e chissà il Signore che cosa ha preparato per noi. Signore aiutaci, abbiamo proprio bisogno di tornare alla Tua presenza. Padre, ascolta il nostro grido. Grazie, quello che il nostro cuore in questo momento sta emettendo è probabilmente un grido di ritorno, un grido di Padre aiutami, perché forse lo stai invocando da una situazione dalla quale non ti puoi muovere perché sei bloccato. Il Signore ascolta il tuo grido, ti raggiunge, ti giunge proprio in questo momento al centro del tuo bisogno, ti stende la mano, ti tende la mano, vuole proprio con tutto il cuore. Grazie, che tu ti aggrappi Gesù. A Lui. Quando ti aggrappi al Signore, Spirito, sentirai sin da subito il suo contatto spiritualmente e subito dopo ti sentirai invaso da una meravigliosa pace. Una pace che è capace di sovrastare la preoccupazione dei problemi che stai vivendo. Com'è possibile? Ebbene sì, avete presente quando prendiamo un analgesico oppure prendiamo un medicinale che ci toglie il dolore? In realtà il dolore esiste ancora, persiste ancora, ma quando prendiamo un medicinale va via il dolore perché si abbattono i percettori del dolore. Questo è in un certo senso quello che accade quando il Signore interviene. Il Signore interviene e dona la pace eliminando la preoccupazione, anche se la causa di quelle preoccupazioni persiste ancora. Egli è capace di fare ciò. Perché affermo questo? Non solo per un'esperienza personale, per tante esperienze personali, ma perché mi avvalgo di quanto il Signore ci insegna nella Sua parola. Ci sono tantissimi nostri fratelli e sorelle che, se leggete in Romani al capitolo 11, nel capitolo della fede, così chiamato, alla fine di questo capitolo c'è un elenco di persone che non nomina lo scrittore, ma che hanno saputo restare ancorati all'Eterno, nonostante li stessero uccidendo, loro o i propri figli, la loro vita, o piuttosto che erano perseguitati e messi in prigione, in catene per la loro fede. Non importa il motivo per cui ti trovi nella difficoltà, importa soltanto se sei o non sei con il Signore. In questo momento, se ti sei allontanato completamente dall'Eterno e vuoi ricevere un aiuto subitaneo, istantaneo,
determinante, risolutivo, grida all'Eterno perché potrà ricevere in questo momento la sua vicinanza. Dio lo fa, Dio è intento e volenteroso a fare questo, quindi aggrappati all'Eterno e approfitta di questo tempo. Alleluia. Tra non molto tempo pregheremo, tra non molti minuti noi pregheremo, quindi prepara il tuo cuore per gridare al Signore e dire: Signore, sono lontano, sono in fondo ad un mare o sono all'inferno, al centro dell'inferno, come dice il versetto successivo. Ma noi abbiamo bisogno in questo momento di invocare il Signore ovunque sei. Invoca il Signore. Se ti sei messo nelle tenebre pensando di nasconderti a Dio e questa mattina la parola ti sta dicendo: è inutile perché io ti vedo anche nelle tenebre, bene, da queste tenebre invoca il Signore, egli vorrà proprio aiutarti. Il Signore è pronto ad aiutarti. Possiamo dare gli appuntamenti di oggi? Sì, io volevo soltanto commentare il versetto che dice: sei tu che hai formato le mie reni, versetto 13, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Alleluia. Quando parla di reni, la parola di Dio parla del centro dei sentimenti, dei desideri, del vigore, del senso della vita di un uomo. Quindi è Dio stesso che ha creato dentro di noi tutte queste cose, i desideri, la potenza, lo scopo della vita, tutto egli ha creato. Quindi se c'è qualcosa che... Ha persino messo il pensiero dell'eternità, dice in Ecclesiaste. E quindi noi possiamo anche pregare per questo: Signore, spiritualmente parlando, guarisci i nostri reni, fa che siano i nostri desideri allineati con i tuoi, lo scopo, il senso della nostra vita. Alleluia. Diventi tu il centro delle nostre emozioni, perché i reni sono il centro delle emozioni, dei desideri, dei pensieri dell'uomo, siano tutti per te. Signore, fa che veramente noi con tutto noi stesso ti possiamo cercare continuamente affinché noi possiamo ricevere da te solo del bene. Abbiamo citato prima il figlio prodigo e sappiamo che il padre non corse dietro al figlio, lo lasciò andare, ma è stato pronto ad accoglierlo. Quindi un Dio che ti ama, ma che ti lascia libero di fare quello che vuoi tu. Dipende da te, dipende da me, se vogliamo restare alla sua presenza. E se noi scegliamo di restare alla sua presenza, allora noi possiamo semplicemente ricevere i suoi benefici. Alleluia. Quindi io desidero stare con il Padre. Amen. Io desidero servire. Alleluia. Il Padre. Amen. Io desidero stare insieme ai miei fratelli a casa del Padre. Quindi se il centro dei nostri desideri sono il Padre, allora noi riceveremo dal Padre tutti i benefici, perché siamo suoi figli. Alleluia. Ma il Signore non ci costringerà mai a fare qualcosa che noi non vogliamo fare, quindi a noi la scelta. Alleluia, grazie Signore. Il primo annuncio, che è una risposta ad alcuni dei messaggi che ci sono arrivati, è questo qui, ovvero: se state partendo per le vacanze o vi state allontanando, molti di voi ci state chiedendo indirizzi di chiese o probabilmente ci state chiedendo, in alcuni casi è successo, anzi in molti casi è successo, che ci avete chiesto come fare per continuare a seguirvi. Scaricate l'app. Se scaricate l'app sul vostro smartphone, se non riuscite a farlo potete chiedere ai vostri nipotini, ai vostri diciamo più giovani di famiglia, e potete farvi aiutare anche in chiesa. Avvaletevi di qualche giovane della chiesa e fatevi scaricare l'app. Questa sera quando andate al culto ricordatevi di farvi scaricare l'app sul vostro cellulare da qualche giovane in chiesa. Inoltre è necessario anche comprendere che Parole di Vita non va in ferie, quindi noi continueremo H24, 7 giorni su 7, sempre a trasmettere. Quindi vi aspettiamo con i consueti nostri programmi. Ancora vogliamo aggiungere che per quanti vogliono e desiderano donare, sostenere quest'opera, noi siamo vi siamo riconoscenti, ma preghiamo la parte del Signore proprio affinché possiamo continuare ad andare avanti, possiamo continuare a ricevere da parte del Signore un sostegno dalla Chiesa, un sostegno che ci consenta di poter proseguire. Quindi vi lanciamo questa sfida spirituale, vi invitiamo a pregare per noi, a sostenerci con la preghiera e con quanto il Signore vi mette sul cuore. Se avete bisogno di indicazioni precise per le donazioni potete scriverci a questo messaggino, semplice messaggino, e vi risponderemo a questo numero che vedete in sovraimpressione. Bene. Parola di Vita è l'unica televisione che produce programmi Sì. Italiana.
Quindi benediciamo quest'opera, dobbiamo essere tutti orgogliosi di questo lavoro, di quest'opera. Sì. Dobbiamo benedire il Signore, dobbiamo dire Signore grazie, e grazie anche a ogni singolo credente, ma anche amico che sostiene quest'opera, perché quest'opera va avanti per volere di Dio. Alleluia. Quindi ovviamente purtroppo in questa vita bisogna sostenere delle spese ed è normale, sì, quindi sì, giusto. Che nessuno si scandalizzi anche. Ma è questo. Anche un comandamento biblico quello, esatto, di portare avanti l'opera del Signore con le risorse che il Signore ci concede, anzi per noi è un grande privilegio poter contribuire all'opera di Dio, anche perché le forze per vivere e le energie per vivere ce le dà il Signore. Egli ci procura il lavoro, Egli ci procura, per quanti fanno un lavoro da negozianti, i clienti, Egli ci mette dinanzi le possibilità di fare affari. Nella misura in cui Egli lo fa, noi abbiamo una dipendenza dal Signore, quindi è tutto molto legato a quello che il Signore fa per la nostra vita. Ovviamente questo richiede una percezione maggiore di maturità, ma lo Spirito Santo fa anche questo, è segno anche questo di maturità e di crescita. Bene, gli appuntamenti di oggi sono i consueti del venerdì, vi aspettiamo tra qualche minuto con la diretta del pastore Cataldo Petrone, poi alle ore 19:30 questa sera vi aspettiamo con una diretta ancora della voce del pastore, però nella versione ospiti, con quattro pastori collegati da varie altre parti, con il pastore Cataldo Petrone che invece è collegato e sarà collegato dalla sede principale di Polla, che dalla quale trasmetterà appunto la conduzione del programma La Voce del Pastore, versione ospiti. Quindi restate sintonizzati, durante il giorno ci saranno tutta una serie di appuntamenti e di contenuti edificanti, quindi vogliamo immediatamente in questo momento passare alla preghiera, al tempo della preghiera, tempo in cui noi presenteremo le vostre richieste al Signore. Continuiamo a presentare il nostro amico Edoardo, per il quale ancora preghiamo il Signore per un intervento preciso e di incoraggiamento nella sua vita, ma è una preghiera che noi facciamo per tante richieste che ci sono arrivate. Noi vogliamo pregare proprio affinché il Signore possa portare un incoraggiamento fresco. L'ha fatto attraverso la sua parola questa mattina. Salmo 139 ci ha proprio fatto ricordare, ci ha fatto toccare con mano la vicinanza di Dio nella nostra difficoltà. Nonostante viviamo la difficoltà, nonostante abbiamo il bisogno, l'esigenza di scappare via, non possiamo andare mai in nessun posto se scappare via significa voler allontanarsi da Dio. Dio sarà sempre con noi se noi lo invochiamo, anzi Egli vuole indicarci la strada, Egli vuole dirci dove dobbiamo condurci, vuole proprio instaurare con noi un rapporto di tale intensità. Quindi vogliamo pregare il Signore affinché possiamo ricevere incoraggiamento e la giusta attenzione a quello che Egli ci vuole dire. Cioè, anche qualche altra richiesta dai social. Gloria a Dio. Ok, allora facciamo così: tutti quelli che hanno una richiesta di preghiera da fare, scrivetecela, che noi dopo leggiamo e vi risponderemo ad uno ad uno. Alleluia. Però soprattutto ditela ad alta voce, in modo che non che Dio debba sentire, che il nemico debba sentire che voi state confidando in Dio. Non c'è cosa più bella per il Signore vedere un figlio che confessa pubblicamente. Quando parlo pubblicamente non è che noi scendiamo solo in piazza, no? Noi sappiamo che purtroppo nell'aria ci sono anche degli spiriti, e allora pubblicamente noi diciamo: io ho messo la mia vita nelle mani del Signore e confido nel Signore il mio Dio. Queste sono parole che noi dobbiamo dire affinché anche il nemico ascolti. E io voglio mettere davanti al Signore questa mia richiesta di preghiera. Cita il tuo problema, la tua richiesta di preghiera. Alleluia. Signore, dopo che io ho riposto davanti a te questo problema, questa difficoltà, io voglio lasciarla lì ai tuoi piedi. Amen. Non la voglio più riprendere, voglio credere che tu, che sei un Dio onnipotente, che ti prendi cura di me, che hai pensieri buoni per me. Aiutami a non preoccuparmi oltremodo. Le preoccupazioni sono umane. Sicuramente qualcuno stava dicendo: come faccio a non preoccuparmi? È normale. Ma noi non siamo completamente distrutti né dalle preoccupazioni e né dai problemi. Quindi ci vogliamo mettere davanti al Signore insieme, vogliamo dire: Signore, intervieni in un modo straordinario. Noi daremo gloria al tuo nome, racconteremo i tuoi prodigi, racconteremo le opere potenti che tu hai fatto per noi. Quindi Alleluia. Alza la tua mano e prega insieme a me.
Grazie Signore. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore stamattina. Amen. Noi sappiamo in chi abbiamo confidato, Signore. Noi non siamo andati da uno qualunque. Noi non siamo andati dagli uomini o da un potente di questa terra. Noi siamo andati da colui che ha creato questa terra. Gloria. Tu sei un Dio straordinario, eccellente, meraviglioso, Signore. Ma chi è pari a te, Signore? Il Dio che ha fatto il cielo e la terra è il nostro Padre. Noi di questo, Signore, ce ne vantiamo. Noi siamo orgogliosi di essere tuoi figli, Signore. E allo stesso tempo, Signore, ci rendiamo conto che non siamo niente rispetto a te, Signore, ma grazie perché per il tuo grande amore tu ci accogli così come siamo, Signore. Grazie perché tu hai dato un valore alla nostra vita e l'hai dimostrato con i fatti, dando Gesù sulla croce per i nostri peccati. Signore, noi ti ringraziamo perché realmente tu hai accorciato le distanze tra noi e te, e stamattina insieme ti vogliamo chiedere di intervenire nelle nostre vite nel nome di Gesù. Tu conosci ogni richiesta di preghiera che si sta levando, Signore. Amen, tu conosci ogni grido di disperazione che si sta levando ora davanti a te. Quante richieste di preghiere, Signore, stanno arrivando. Tu non sei come un uomo che si confonde. Tu conosci ad uno ogni singola persona che sta chiedendo, e non solo, conosci anche l'intimo del cuore per vedere se stanno veramente confidando in te oppure solo a fior di labbra. E noi ti chiediamo, Signore, nel nome di Gesù, di venire incontro alla nostra fede, perché stamattina abbiamo bisogno di vedere la tua potente mano all'opera sulla nostra vita. Tu ci dai la certezza che non ti allontani mai da noi. Tu ci hai dato la certezza che con la salvezza, Signore, arriva anche la tua cura, Signore, e noi bramiamo con tutto il cuore che tu guidi e conduci i nostri passi. Non lasciare che il nemico ci confonda, Signore, o che ci allontani da te con dei pensieri cattivi, Signore. Non lasciare che il nemico semini in noi del dubbio, Signore, ma rendici forte da respingere il nemico, da resistere davanti a lui, Signore, davanti alle tentazioni che sono quelle di allontanarci, di scappare via, Signore, pensando poi di trovare meglio altrove. Ma noi sappiamo che in te, Signore, abbiamo trovato il massimo, il meglio, Signore. Tu sei la nostra vita, tu sei l'aria che respiriamo, e noi ti chiediamo con tutto il cuore di regnare nelle nostre case. Signore, opera nel nome di Gesù e tocca tutti quei corpi malati ora, Signore, nel nome di Gesù, affinché le sofferenze siano alleviate. Signore, noi ti chiediamo nel nome di Gesù di mettere nei nostri cuori, Signore, dei desideri che sono in linea con i tuoi, di guarire, Signore, il nostro intimo, di aiutarci a cercarti di più, Signore, e di togliere da noi, di rimuovere da noi ogni cosa che offende il tuo nome. Aiutaci a dare buona testimonianza nel nostro agire, nel nostro parlare, nella nostra condotta, fa che le persone, Signore, si possano rendere conto da come ci conduciamo che siamo figli tuoi, Signore. Fa che non sia soltanto un capo di abbigliamento a fare la differenza, ma che sia proprio la nostra condotta che lasci il segno nella vita degli altri. Signore, perdonaci per tutte le volte, Signore, che siamo venuti meno. Perdonaci per tutte le volte che ti abbiamo offeso, Signore. Noi ti chiediamo, Signore, stamattina di ricostruire le nostre vite, Signore, di mettere a posto le nostre vite, di benedirci, di ungerti, di riempirci della tua presenza, perché abbiamo bisogno di te. Signore, grazie per tutti gli amici che ci stanno seguendo. Benediscili ad uno insieme alle loro case. Fa che ognuno di loro, Signore, soprattutto quelli che sono stati toccati in modo particolare dalla tua parola, perché sono in un periodo della loro vita dove si sentono isolati, si sentono soli, si sentono afflitti, si sentono attaccati. Signore, fortificali come hai fatto con il tuo servo Davide, e mandali ad affrontare quella battaglia già vinta, perché tu sei andato davanti a loro a combattere e a vincere. Signore, aiutaci, metti in noi l'agire e il volere, e noi, Signore, Amen, faremo la tua volontà. Rimani con noi nel corso di tutta la giornata, benedici parole di vita, tutto quello che Amen. Si farà che si porti gloria al tuo nome, e che ogni seme caduto nei cuori, Signore, possa portare frutto per la tua gloria nel nome di Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen, amen. Gloria al nome del Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Padre. Buono, vi ringraziamo, è stato bello stare in diretta con voi, pregare, poter portare le nostre richieste al Signore e meditare la Sua parola. Grazie per averci seguito. Potete trovare la replica di questo numero alle ore 13 subito dopo Review. Intanto vogliate ricevere il nostro abbraccio e un arrivederci a domani, a Dio piacendo, alle 9.30, sempre qui sulla vostra rete cristiana, italiana, cristiana, Parole di Vita. Dio vi benedica, Shalom, pace. Pace a tutti.